Ok, ci siamo. Buonasera a tutti, benvenuti sulla nostra pagina Facebook di Opera Click, benvenuti al nostro consueto appuntamento del lunedì. Questa sera siamo, il nostro ospite è Andrea De Amici, agente lirico dell'agenzia In Art Management. Buonasera Andrea. Buonasera a tutti, bentrovati. Ecco, Andrea è stato molto disponibile, ha accettato di rispondere ad alcune nostre domande, anche perché il ruolo dell'agente lirico se ne dicono tante, se ne, insomma, è cosa delizia, no? Dell'agente lirico sono figure molto importanti nel nostro sistema teatrale e perché no, l'abbiamo chiesto la sua disponibilità a spiegarci anche un pochino di in cosa consiste il suo lavoro, insomma, a svelarci qualche retroscena del mestiere. Ecco, nel frattempo si aggiunge a noi Danilo Guaretto. Buonasera Danilo. Eccolo, ciao Danilo. Ci Ah, sei? ciao, ciao a Sei tutti. in diretta? Sei in diretta? Ciao a tutti, scusate, spero di riuscire. Sì, ci sono, spero che anche voi mi vediate. Saluto tutti gli amici a Sì, casa. sì. Avete già fatto le presentazioni o devo dire qualcosa? No, vai, introduci tu Andrea, vi conosco sicuramente da più tempo. Meglio di no, perché lui mi conosce da momenti poco gloriosi della mia carriera. Allora, Andrea, senti, mi consenti di partire Dai tempi dai di tempi di Carlo Carlo Pudega, Pudega? esatto. Allora, io e Andrea ci conosciamo da circa 35 anni, ridendo e scherzando, perché non ero ancora sposato, l'anno prossimo sono 30 anni di Ecco, vedi. matrimonio, ma... Quindi sono quasi 35 anni che ci conosciamo. Innanzitutto devo dire agli amici a casa che presento Andrea D'Amici, che è un baritono emergente, un giovane baritono emergente. L'ho scoperto io. Cantava nel coro degli Amici e Loggione insieme a me e assolutamente adesso questa sera ne approfitteremo per farlo conoscere, sperando che magari qualche agente possa Esatto, prendersi l'ho la briga di scritto lì. ascoltarlo. Mi Ecco, sento di comunque. spezzare una lancia per il coro degli Amici del Loggione, perché allora io mi tolgo, ma c'eri tu che hai fatto poi questo sito che è veramente il numero uno in Italia ed è famosissimo. C'era la Chiara Gelmetti, ti ricordi bene, che cantava con noi, Certo. che organizza dei masterclass bellissimi alla villa di Luciano Pavarotti a Pesaro, dove io ho fatto 2 volte un incontro sulle agenzie, e suonava Luca Gorla, direttore Fantastico. dell'Accademia del Bel Canto di Martina Franca. Per cui, insomma, dai, qualcuno diciamo che è uscito di lì. Ma infatti diciamo che eravamo un gruppo di giovani appassionati, forse dire appassionati è dir poco, perché Sì, infatti. veramente vivevamo per l'opera. E comunque, adesso a parte gli scherzi, Andrea De Amici è una persona innanzitutto un grande appassionato, una grande competenza musicale formatasi negli anni ed è uno degli agenti lirici più affermati a livello internazionale. È uno dei soci di un'agenzia celebre che si chiama In Art Management. Fino a poco tempo fa erano tre, mi pare, soci. Purtroppo questa Purtroppo sì. pandemia, il Covid-19, ha colpito In Art e nella persona di Luca Targetti, bravissima persona, e se l'è portato via. E quindi vabbè, stasera purtroppo Purtroppo. parleremo anche di questa cosa. Voi siete stati colpiti, quindi non possiamo non parlarne. Ti ringrazio, sì. Comunque, insomma, Andrea è una persona che conosco appunto da tantissimi anni e stimo tantissimo, è uno degli agenti lirici su cui posso mettere la mano sul fuoco, che lavora bene, che conosce bene il suo lavoro. E quindi questa sera
vedremo di conoscerlo meglio, perché la figura dell'agente lirico è una figura che conoscono quelli che sono a stretto contatto con l'ambiente, quelli che diciamo che sono un po' dietro le quinte, ma il pubblico a casa evidentemente non ha questa occasione. Niente, a Sì. questo punto io lascerei la parola a Roberta e possiamo ammazzare di domande Andrea. Sono vostra vittima stasera, sono qui apposta. Allora, Vai, vai Roberta. io inizierei da Andrea, proprio cosa consiste la figura dell'agente lirico e perché è così importante per un artista? Perché è così importante avere un buon agente? Perché fa tutto, fa lo psicologo, fa l'agente di viaggi, organizza i contratti, organizza i soldi, organizza le audizioni, ascolta un attimo come va la voce, te lo dice a brutto muso spesso, magari ogni tanto te lo fa capire, insomma, è un po' un factotum della città, una figura che non ha Io ci una sua casa, nel senso che è un lavoro che non si insegna, è un lavoro che si impara con l'esperienza, lavorando spesso da agenti, da altre agenzie. Io ho avuto il mio inizio è stato prima con un agente di concertistica molto importante, e ho collaborato in una delle tournée del Marinsky a Santa Cecilia, occupandomi un po' di tutto. Dopodiché ho fatto 6 anni in un'agenzia importantissima, che è quella di Giuseppe Oldani, dove ho proprio imparato sul campo il lavoro. La gente, per alcuni giovani cantanti, io so che fra i nostri ascoltatori a casa c'è un po' di tutto, c'è appassionati, cantanti giovani, studenti, magari cantanti già in carriera, c'è un un po' pubblico tutto giovane. quello che c'è nell'ambiente dell'opera, ecco. Tanti giovani cercano di contattarci, non sanno neanche chi siamo, anche perché spesso i loro maestri di canto, che magari hanno avuto esperienze negative o che pensano che il loro agente gli abbia rovinato chissà che cosa, in La realtà non si rendono. scusa più Ma chiaro. Ma chiaro, e invece non si rendono conto che noi siamo proprio l'anello di congiunzione tra il cantante e il mercato. Il cantante o il direttore d'orchestra, intendiamoci, o il regista, e il mercato e il direttore artistico, il sovrintendente, quello che ti dà il lavoro. Per cui noi abbiamo diversi lavori da fare a seconda delle fasce di carriera e di importanza che ha l'artista. È ovvio che per l'artista importante dobbiamo fare un certo genere di lavoro sull'immagine, sui viaggi, sugli impegni, sui cachet, su puntare a certi teatri, a certi impegni, eccetera, eccetera. Su lavorare molto d'anticipo, diciamo, e vedere anche dove andrà il loro repertorio, di renderli sempre interessanti, sempre nuovi, insomma, un lavoro di un certo genere. Sui cantanti di fascia media abbiamo un altro genere di lavoro. E su coloro che cominciano, invece, noi siamo importanti, ma siamo importanti, come dico a tutti quando faccio i miei incontri sulle agenzie. Noi siamo importanti quando un giovane artista ne ha veramente bisogno. Ogni tanto un giovane non ha bisogno di un agente perché magari è troppo presto, perché magari non è ancora così pronto, non è ancora così interessante per un mercato che già ormai è diventato fatalmente molto selettivo e molto esigente. Il nostro lavoro con un artista giovane, ovviamente, a parte fargli fare presentarlo, ormai l'audizione non se ne fanno più così tante come se ne facevano prima, diciamo, più oltre a inserirlo nel bel mondo, è proprio dargli consigli sull'interpretazione, sulla tecnica, sulla voce. Ogni tanto è facile trovare qualcuno che è molto legato a un maestro di canto e invece si capisce immediatamente che avrebbe bisogno di cambiare orecchie, di cambiare modo di essere ascoltato. Per cui noi dobbiamo cercare in una maniera o nell'altra di fargli capire che un altro paio d'orecchie sarebbe utile. Questo è un lavoro molto difficile perché si capisce che un ragazzo all'inizio soprattutto è molto legato al suo maestro perché lo vede come colui che gli insegna tutto.
e invece magari ha finito di insegnargli quello che gli poteva insegnare e ora bisogna fare un passo successivo. Dobbiamo funzionare, che è una brutta parola, però la uso lo stesso, per tante cose diverse. Ecco, il ruolo dell'agente è quello. Detto questo, per finire il discorso, ogni agente ha la sua sensibilità, ha il suo modo di vedere le cose, ha il suo modo di sentire, ha il suo modo di sentire una voce, per cui quello che magari a me non colpisce in un concorso, in un'audizione o semplicemente in un file audio che ci manda, colpisce un altro. Lì appunto il bello del nostro lavoro, non so come dire. Beh, certo. Ma secondo te come mai è diventato più difficile? Un po' già mi hai risposto. Per un giovane trovare un'agenzia. Adesso diventa un po' perché il mercato è saturo un pochino, come hai già detto. In realtà, perché per un ragazzo sta diventando più difficile trovare un'agenzia? Cioè, vedo tanti giovani che fanno fatica, un po' parlando tra amici, sempre in volto. Allora, è un discorso un po' strano, nel senso che io, da come la vedo io poi posso sicuramente sbagliarmi, sono convinto che oggi in alcuni casi sia più facile trovare un agente, perché prima non c'era internet, non c'era YouTube, non c'erano canali di questo genere. Certo, c'erano tanti più teatri che scritturavano giovanissimi. Oggi ce ne sono molti di meno. È difficile, forse proprio per quello che dicevo prima, cioè che alcuni giovani artisti all'inizio di una carriera magari non ne hanno bisogno, o magari un'agenzia, non voglio darmi delle arie che non sono veramente l'ultima persona, per chi mi conosce, Danilo mi conosce bene, a darsi delle arie, ma magari qualcuno che vuole entrare in un'agenzia importante, magari è troppo presto, perché di presentarsi in certo genere di teatri magari non è ancora il caso, e alcuni forse fanno fatica a capirlo. Proprio perché la concorrenza è abbastanza tremenda. Sicuramente i teatri che danno tanto lavoro ai giovani oggi sono diminuiti e tutti noi agenti sappiamo chi sono. Per cui ci sta che all'inizio di una carriera ci si indirizza lì. Prima, quando io ho iniziato 25 anni fa, c'erano tantissimi teatri, c'erano tantissime seconde compagnie. Oggi di seconde compagnie ce ne sono abbastanza poche e vengono prese con criteri non sempre legati all'agenzia, non sempre legati al merito, non sempre legati al concorso o all'audizione. Quando ho iniziato io ce n'erano veramente un'infinità. Ora ce ne sono molte meno e proprio per quello noi agenti dobbiamo scegliere un prodotto già. So che è brutto parlare con questi termini, è orribile, però rende l'idea, un prodotto già completo o quasi completo o comunque che ha in nuce le possibilità di essere un prodotto completo. Allora sta a noi portarlo lì. Ogni tanto invece magari qualcuno non trova l'agenzia semplicemente perché magari un'agenzia non ha bisogno o non è interessata o è interessata a vedere come vanno le cose. Io stesso mi rendo conto che dico a tantissimi ragazzi: fammi sapere cosa fai, fammi sapere come va, fammi sapere che concorsi fai, come ti piazzi, cosa succede, che audizioni fai, proprio perché non lo metto nella mia lista, magari perché è ancora presto per presentarlo in un certo livello o comunque per metterlo di fianco a certi nomi. Però sono comunque interessato a vedere a seguire il suo cammino, quello sicuramente. Per cui è quello che voglio dire a tanti ragazzi: non scoraggiatevi, perché oggi invece avete una visibilità grazie a internet, a YouTube, a Opera Click, veramente enorme. Cioè, oggi c'è molta più visibilità e c'è molta più possibilità di essere seguiti. C'è Instagram, c'è Facebook. Ci sono un sacco di canali che io, che non ho la barba bianca, mi ricordo quando andavo all'inizio nei teatri con la mia bella valigetta con dentro le cassette, le mitiche cassette che si trovavano del cantante X o del cantante Y, o peggio le videocassette, che erano delle robe enormi che ti riempivano la borsa. Tu andavi magari, non so, a Londra, Amsterdam, in quei posti lì,
con la valigia delle videocassette, una roba da pazzi. Oggi schiacci un link su un telefonino e vedi, con una qualità audio incredibile, che allora ci sognavamo. Quindi tu sei uno di quelli che magari anche attraverso, sei favorevole per esempio a tutta questa un po' esposizione anche sui social network, diciamo, valuteresti anche un giovane cantante attraverso questi strumenti? Devo essere onesto, interessi, non sì, nel senso che questi social network, per questi social network, e noi sono anche molto utili per valutarli sia nel bene che nel male. Cioè il cantante che si iperespone, quello che ogni giorno ne fa una, quello che ogni giorno sembra che salvi il mondo, quello che ogni giorno canta qualcosa, eccetera, 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 capiamo benissimo che problemi da gestire non è così facile. È una buona cartina tornasole il social network, perché si può giudicare anche da lì la gestibilità o no dell'artista. Poi gli artisti per definizione sono personaggi estrosi, per cui anche da lì dobbiamo capire che cosa funziona, che cosa no. Però diciamo che il social network è una discreta cartina tornasole. Ecco, sempre vuoi dire qualcosa tu, Danilo? No, no, guarda, stasera visto la mia connessione ballerina, ti lascio il timone, vai avanti pure a oltranza. No, volevo fare... Se mi viene in mente qualcosa ti interrompo. Ok, voglio andare avanti sempre su questo argomento del giorno, perché rilassandomi un po' a quello che sta succedendo adesso, quindi l'emergenza sanitaria, lockdown... pensi che i giovani ne risentiranno di più, i giovani artisti? Nel senso, voi comunque avete un roster, avete dei cantanti che dovranno tornare a cantare. Secondo te saranno invece i giovani che si affacciano alla carriera oppure stanno cercando un'agenzia a risentirne di più? Diciamo di questo non è detto. Non lo so, non è detto, Roberta, sinceramente. Nel senso che sicuramente i teatri, avendo anche meno soldi, e avendo sicuramente dei problemi di budget, dei problemi di biglietteria, eccetera, 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 può anche essere che tanti teatri invece si affidino ai giovani per coprire certi ruoli, o come io dico sempre quando faccio i miei incontri su questo oscuro lavoro, che abbiano bisogno di coperture, perché magari se vogliono assicurarsi qualche star che gli riempia la sala, anche se abbiamo capito che le sale piene non saranno, per ora non saranno tanto prevedibili, magari qualche copertura che sta lì fa i suoi 10-15 giorni di prova in attesa che arrivi qualcuno di più importante di lui, e allora meglio di un giovane non c'è. Per cui può anche essere che un giovane abbia delle opportunità, sicuramente. Ecco, ma voi cosa avete affrontato come agenti questa emergenza? Nel senso, ovviamente è tutto fermo, come l'avete affrontato, sì, i vostri cantanti? Scusate un secondo, io sento qualcuno che batte su una tastiera, o sbaglio? Non lo sento, no. Solo no, è una è qualcosa, un disturbo di okay. Qualcosa che frigge, ma non è ok, va bene. Allora, questo problema del Covid è stato veramente disastroso per tutti, a parte la nostra perdita umana, e per me è veramente un fratello, era Luca, per cui è stata veramente una botta dura. E detto questo, parliamo del lavoro. La cosa che abbiamo fatto dall'inizio era l'unica cosa che potevamo fare, cioè cercare di spingere, di mettere pressione sui teatri perché pagassero quello che non avevano pagato. Spiace dirlo, però in Italia ci sono ancora troppi teatri che pagano in ritardo, troppi artisti che hanno fatto il loro lavoro ancora 2 anni fa e che non hanno visto un euro. Per cui la cosa che potevamo fare noi agenti è stata quella di mettere pressione sui teatri perché pagassero gli arretrati e mettere pressione sui teatri perché cercassero di garantire agli artisti che avevano perso la produzione almeno un minimo rimborso. All'estero è stato fatto, in paesi forse dove è anche più facile perché sono più piccoli, hanno forse anche un po' più soldi, eccetera, eccetera, eccetera.
noi all'inizio abbiamo fatto questo. È stato molto difficile perché l'associazione, noi abbiamo un'associazione, l'associazione si chiama Ariax, Associazione Agenti, nella quale facevano parte un gruppo di agenzie perché tante altre si erano staccate. Sono nati gruppi su Facebook, sono nati anche Assolirica dalla sua, ha radunato tantissimi artisti e si è mossa di par suo. Diciamo che ognuno si è mosso un po' random, per cui noi abbiamo cercato da una parte di agire sui teatri e dall'altra parte di agire sui colleghi per fare fronte comune. Cioè per fare un'azione comune di sensibilizzazione su questo problema. Altro purtroppo non potevamo fare, nel senso che non sapendo, non avendo una data precisa, non sapendo nessuno di noi che cosa potrà succedere, l'unica cosa che potevamo davvero fare era assicurare ai nostri artisti quello che gli si doveva da anni, cioè era cercare, ecco, di assicurare ai nostri artisti quello che gli si doveva da anni e cercare appunto di spingere i teatri a capire che senza i cantanti il teatro d'opera, ahimè, non ha ragione di essere. Per cui bisogna cercare di, con tutti i problemi che hanno tutti, per carità di Dio, ma bisogna cercare di tenere anche un occhio aperto su di loro, perché sono la parte fondamentale dello spettacolo d'opera, c'è poco da fare. Certo. Scusa Roberto, mi è venuta in mente una cosa, secondo me c'è molto ad Ariax. Adesso Ariax è riuscito a mettere insieme un bel numero di agenzie, cioè, ci sono le maggiori, ce ne sono anche di piccole, cioè, come... Di tutto, grandi, piccole, siamo un gruppo molto nutrito. E la cosa appunto che richiede molto tempo e molto lavoro è cercare di avere un fronte comune, nel senso che ognuno di noi, ovviamente ognuno di noi ha le sue conoscenze in campo di per quanto riguarda sovrintendenti, dirigenze, ha le sue diciamo i suoi canali più o meno preferenziali. La cosa che è molto difficile da organizzare è proprio cercare di mettere un fronte comune con delle richieste che siano plausibili. Per cui tanto del lavoro che è stato fatto durante i 2 mesi che sono passati è stato proprio quello di cercare il più possibile di dare un indirizzo comune alle miriadi di iniziative dei singoli che sono nate così dalla sera alla mattina. Bisognava cercare invece di convogliarle in un obiettivo comune che non fosse neanche troppo dispersivo, perché ovviamente mettendosi nei panni delle dirigenze dei teatri non era neanche possibile che la dirigenza del teatro, che si vede arrivare 10 lettere che chiedono la luna, fosse pronta a dare la luna a tutti. Certo. Prego Roberta. Ecco, allora io nel frattempo mi sono stata un attimo... Ma abbiamo parlato dell'Ariax, giusto? Un pochino della sua, sì. Perché il sabato di oggi avete fatto una votazione abbastanza importante, giusto? Vi siete... Sì, oggi c'è stata l'elezione del nuovo presidente, poi verrà comunicato per i canali ufficiali. Ecco, sì, più... nuovo presidente e nuovo consiglio. Ecco, cosa consiste, più o meno come funziona, più o meno come è ramificata, se ci spieghi un pochino. Allora, l'Ariax esiste da 40 anni, è un'associazione delle agenzie di lirica e di concertistica che si è formata più o meno una quarantina d'anni fa e che cerca appunto di essere un riferimento anche legislativo, anche di comportamenti. Infatti abbiamo un codice deontologico abbastanza rigido e abbastanza seguito, proprio per dare un'identità al nostro lavoro. Il problema del nostro lavoro è, come del resto dei procuratori, cioè dei, diciamo sì, anche procuratori della musica leggera, non mi ricordo ora bene, confesso la mia ignoranza, cioè lo sapevo, però l'età, non mi ricordo neanche se i procuratori calcistici siano categoria o no. E noi stiamo cercando da 40 anni di farci dare una, cioè di diventare una categoria vera e propria, perché noi siamo comunque una parte importante del processo
produttivo del teatro e della musica dal vivo. E per cui è un'associazione di agenti. Ultimamente eravamo in pochi, eravamo rimasti in pochi, perché vuoi per disinteresse, vuoi per anche scontri fra colleghi o cose di questo genere, un po' si erano persi per strada. Ora, con questa emergenza del Covid, siamo riusciti invece a rimettere praticamente tutte le grandi agenzie, grandi e piccole agenzie italiane, sotto l'egida dell'associazione, e a cercare appunto di fare un fronte comune per fare le richieste che ci sembrano legittime. Detto questo, appunto, essendo, dicevo prima, gli artisti per loro definizione hanno un animo artistico e quindi un po' sregolato. Anche gli agenti ogni tanto sono gestibili, sono un po' difficilini da gestire, però insomma ce la mettiamo tutta, dai. Ecco. E, ecco, perché tu mi parlavi ieri, parlavamo anche del fatto di rivendicare una, voi non siete una categoria, non avete un albo, e quindi No. divisa. Questo può essere un gran danno, ecco, nel senso che adesso si è scalfato un po' sul carro della società. Allora, nel senso che è sicuramente un danno, perché non siamo legittimati da una regola, non abbiamo un albo, non abbiamo un esame, eccetera, eccetera, eccetera. Dall'altra parte, il nostro mondo, per mille motivi, è un mondo, diciamo, anche molto piccolo, per cui il mercato si fa anche un po' da solo. Nel senso che oggi, appunto, con l'avvento di internet, con l'avvento di un sacco di canali di comunicazione, io lo dico sempre anche ai ragazzi che cercano un'agenzia: date un'occhiata su Facebook, date un'occhiata su internet, date un'occhiata, chiedete ai vostri colleghi che reputazione ha un'agenzia. Il nostro mondo è veramente talmente piccolo che non dico che tutti sappiamo tutto di. Però ci manca poco, insomma. Poi ci sono le solite voci incontrollate, chissà che cosa dicono anche il sottoscritto. Però comunque diciamo che in linea generale Vabbè, dai, nel nostro Andrea. mondo non si può tanto sbagliare, cioè sappiamo bene la reputazione, la nomea e che cosa ci si trova davanti. Ci sono tante realtà piccole, molto interessanti, di persone anche molto in gamba, molto valide, che stanno saltando fuori, e sicuramente il mercato si fa un po' da solo, nel senso che quando un agente è bravo, ha degli artisti bravi, si sa mettere bene, come dico io, sa stare a tavola, allora sicuramente avrà un futuro. Quando invece non è così, è molto facile che non ce l'abbia, ecco. Beh, del resto, Andrea, quello che si dice, cioè, si fa benissimo, no? Gli agenti sono tutti ladri, sono tutti impicciati con i direttori artistici, Per fortuna. cantano sempre gli stessi, quelli bravi non riescono a cantare, sono tutti a casa. Cioè, Quello purtroppo devo dare una grande delusione, però, ma come si dice, Andrea, che cazzo. permettimi, al di là delle battute, e poi vabbè, io ti conosco, altrimenti non ti avrei nemmeno chiesto di essere qui stasera. Francamente, ti ringrazio infinitamente per aver accettato. Ma figurati, grazie a Però, voi. quando circolano certe voci, purtroppo è perché qualcuno dà adito a far sentire, Esatto. Esatto. e Sì. andrebbe iso e forse andrebbe isolato. Bisognerebbe mettersi un po' più Questo di impegno. purtroppo è il mercato che lo deve fare, nel senso che noi come Arias, appunto, abbiamo un codice deontologico che cerca a ogni segnalazione di essere, cioè di essere reattivo, di fare qualche cosa per evitare le cose antipatiche del nostro lavoro. Poi invece dovrebbero essere i teatri o gli stessi artisti a segnalare la mala condotta e
e a mettere un po' da parte certi personaggi che invece screditano la Esatto, nostra esatto. professione. Perché certi conflitti di interesse, come li vediamo noi addetti ai lavori, li vedono la gente, li vedono tutti. Sì, un po' sì, sicuramente, Quindi sicuramente. Guarda, però devo bisogna chiudere. magari sfruttare questo momento di crisi per ripartire bene. Sì, devo dire anche una cosa, rispetto a quando sono partito, che appunto sono più o meno 25 anni fa, sono anche finite certe situazioni limite. Io mi ricordo quando i primi anni che lavoravo c'erano agenzie veramente onnipotenti o personaggi che facevano il bello, veramente il bello e il cattivo tempo, anche in teatri di primissima fascia. Ora non è più così. Veramente. Ora, anzi, quello che dico sempre ai giovani che magari mi chiedono, quando un agente vi promette un ingaggio, non credeteci mai, a meno che non siano cose molto piccole, perché oggi come oggi nessuno di noi, veramente, e metto dentro tutti, ha il potere di dire ti faccio fare quella cosa lì. E parliamo ovviamente di prima fascia. Ovvio che se parliamo della E meno concertina male. o della cosina piccina organizzata da lui, è ovvio che tutti hanno il potere di farlo. Ma oggi come Certo. oggi non è più come era 25 anni fa, dove in certi teatri di primissima fascia certe agenzie facevano il bello e il cattivo tempo. Veramente non è più così. Sì, quasi come Assolutamente. posso dire. Cioè, c'era un'agenzia che aveva l'appalto con quel teatro, quell'altra che aveva l'appalto con quell'altro Sì. teatro. Quando ho iniziato, in alcuni casi era ancora così. Ora, per fortuna, è finita. È diverso la situazione italiana rispetto all'estero da questo punto di vista. Allora, interessante. È molto diversa. È molto diversa perché togliamoci prima le cose più facili. L'America. L'America ha un sindacato fortissimo che si chiama IAMA, che difende i cantanti americani fino all'estremo, per cui in America qualsiasi agenzia, grande, piccola o media, lavora solo con le prime parti, che vuol dire Otello, Tristano e Falstaff, piuttosto che, non lo so, Norma. E con i direttori e qualche regista. Per il resto è tutto americano. Se guardate i cartelloni americani, a parte il Metropolitan, dove però la presenza di americani o di artisti con il passaporto americano è sicuramente preponderante, di cantanti da overseas, come dicono loro, ce ne sono veramente pochissimi. E ci sono alcuni teatri americani dove non si vede un nome europeo. Per cui lì hanno un sindacato, tosto. Bisogna essere nati lì, bisogna soprattutto avere la green card. Ci sono artisti italiani, francesi o tedeschi che vivono lì, hanno la green card, per cui possono lavorare nei teatri americani. Dopodiché, che cosa succede? Gran parte del mercato si focalizza nell'Europa centrale, e dove tantissimi teatri hanno una compagnia stabile, e allora lì la gente serve per riempire i buchi, detto così Le volgarmente, guest star. dei guest, ma neanche star, cioè gli ospiti, quello che il teatro non ha nell'ensemble per cantare Falstaff, appunto. Magari non hanno il tenore che canta i puritani, fanno i puritani e allora c'è posto. Altrimenti, spesso, io ho visto, per esempio, mi ricordo una volta sono rimasto sbigottito in un teatro di media portata in Germania, ho visto i Troiani in due sere, una via l'altra, e l'unico ospite era Enea. Il resto era Che tutto ensemble. Non so se avete l'aveva presente la locandina dei Troiani. fatto alla Scala, Enea. No, l'aveva fatto da un'altra parte. No, però non so se avete presente la locandina dei Troiani. È lunga così, Sì, ed erano certo. tutti dell'ensemble. Incredibile. Per cui in Germania e anche in Scandinavia, anche nel nord o nel Benelux, spesso i teatri hanno l'ensemble per cui gestiscono tutto con quello. Diciamo che l'Italia
la Spagna, qualche teatro austriaco, qualche teatro svizzero e sicuramente qualche teatro tedesco sono il grosso del mercato. E un paio di teatri inglesi, ma un paio. Cioè il Covent Garden e Glyndebourne, per essere sintetici, ecco. Noi siamo veramente il grosso del mercato, perché abbiamo teatri tanti, dove ognuno che canta non è nell'ensemble, nessuno dei nostri teatri è un ensemble, alcuni hanno l'opera studio, però in Italia si fanno tutti i contratti ospiti a chiunque e si fa sempre opera italiana. Se guardate per esempio le programmazioni di teatri francesi di opera italiana o di opera diciamo di repertorio, ce ne sono poche rispetto alla stagione. Non è come da noi che un teatro anche di piccolo medio fa il Rigoletto e poi il mese dopo fa il Trovatore e poi il mese dopo fa la Tosca e poi il mese dopo fa la Bohème. Lì invece magari c'è due contemporanei, un'opera cecoslovacca, un'opera russa, un barocco, un altro contemporaneo e la Clemenza, per cui Certo. neanche un'opera di repertorio. Certo, Sono cartelloni che da noi non si vedono, per cui di spazio, diciamo, per un cantante che fa il repertorio tradizionale ce n'è veramente poco. Ok, Roberta. A proposito, sempre parlavamo di opere studio, di ho visto che adesso come agenzia durante questo lockdown vi siete un po' ingegnati anche a fare delle masterclass, delle cose per i giovani. Sì. Ce ne puoi Sì. parlare? Purtroppo Allora, il è stato. collegamento non è dei migliori, sia qualità, ogni tanto va via la linea, ogni tanto ci sono sia audio che video ci sono purtroppo un po' di problemini questa sera, la linea oggi è così. Però scusa, mi siete interrotto, Andrea. No, figurati. Allora, sì, abbiamo inaugurato questo esperimento, che non è stato veramente un esperimento perché per dare un po' una così, per inventarci qualcosa di nuovo in un periodo dove sono tutti chiusi in casa, nessuno può fare lezione o si può fare solo lezione online. Allora, visto che si può fare tutto online, approfittiamone che qualche cantante molto famoso è a casa a tempo. E magari vuole fare lezione, gli fa piacere avere degli uditori, gli fa piacere spiegare qualcosa, e soprattutto ha tempo di farlo, perché se no nel suo anno normale è preso fra un aereo, una prova, una spola, stare un po' con la famiglia, eccetera, 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 e magari non ha veramente quella calma e quella tranquillità che servono per fare una bella lezione fatta bene. Per cui ne abbiamo un po' approfittato di questo lockdown di tanti nostri artisti, cercando di dare un segnale e veramente di fare una prova, nel senso che anche per un giovane artista, magari un primo approccio con l'insegnante di canto, anche di un certo nome, invece di prendere un treno, se non un aereo, andare dove lui abita o dove lui canta, affittare un pianista, eccetera, 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 può anche risparmiare qualche soldino, fare le prime lezioni online, vedere come si trova e poi da cosa nasce cosa. Ci puoi dire qualche nome, se non tutti, quali sono gli artisti della vostra agenzia che si sono resi disponibili? Melli, mi Bene, pare. c'è stato Francesco Meli, Alex Esposito, Carmela Remigio, Luca Salsi, Eva May. Per i registi c'è stato addirittura Damiano Micheletto che ha accettato di fare una cosa di questo genere. Per cui, insomma, sono tutti artisti di primissima fascia che appunto magari è difficile trovare liberi o difficile raggiungere, e invece con una portata di mouse, come si dice, si riesce ad avere un incontro, una lezione o una lezione di gruppo o addirittura una lezione individuale dall'artista dove si dedica a te per un'ora e mezza. Per cui può essere veramente un esperimento che dà il via a un inizio di una diversa, di un diverso rapportarsi con il maestro di canto.
appunto, come ho detto finora, tanti giovani che conosco bene magari devono prendersi un aereo, un treno, andare chissà dove, stare lì 2 giorni in albergo per fare un'ora di lezione. Forse questo aprirsi della tecnologia per esigenze potrà portare a vivere l'esperienza dell'insegnamento almeno nelle prime fasi così. Poi è ovvio che anch'io sono convinto che non ci sia nulla come il rapporto personale, vedersi, parlarsi e soprattutto per il caso del canto essere in una stanza dove si sente la voce, dove si Certo, sentono gli armonici. Però con la infatti. tecnologia che abbiamo oggi sicuramente almeno un Approccio. primo approccio, un primo impatto Sì. con un insegnante che spesso magari può anche essere duro, proprio perché ha fatto una grande carriera e allora non regala nulla a nessuno perché è inutile, potrebbe essere un buon inizio, insomma. Non, sono abbastanza positivo su questa cosa. Oggi Sì, può essere. dimmi, Sì, dimmi. no. Diciamo, può essere utile fare un test e vedere se poi magari si instaura quel feeling necessario tra gli Certo, insegnanti per poi proseguire de visu, no? Ovviamente, magari. Ecco, sì, però. la cosa è nata anche con questo spirito, perché quante Certo. volte magari con un maestro di canto si fanno 2 ore, 3 ore, e non si ha feeling, oppure Certo. dice delle cose completamente diverse, oppure dice delle cose con le quali non ti trovi. Allora si prova a farlo online, si vede che cosa succede e anche il maestro dice magari, perché ogni tanto anche il maestro di canto dice, ma io perché devo perdere tempo con costui? Non ne ho Ah voglia, sì, grazie. certo. Sì. Perché non gli entra dentro. E così è. Vero, vero. Questione proprio di feeling iniziale. Sì, assolutamente, ma è il feeling anche che ha, voglio dire, intendiamoci, che abbiamo anche noi agenti con i nostri artisti. Quando prendiamo un giovane artista, bisogna vedere come funziona, non è che immediatamente puoi avere un feeling, lui ti dà retta, tu gli dai retta e ci si trova sullo Ma stesso infatti, ordine. Giovane o quello anche che. non giovane, anche qualcuno già in carriera, magari è venuto a farci un incontro a me o ai miei soci e ci siamo guardati in faccia e abbiamo detto, boh. Magari non nasce quel qualcosa che invece dovrebbe. Sì, perché comunque io sono convinto che non esista l'insegnante bravo e valido per tutti. No. Deve proprio scattare quella connessione, no? Quella scintilla che mette in connessione l'allievo con l'insegnante. Se non scatta quella scintilla, quel capirsi, è inutile, cioè, è meglio cambiare, Sì. secondo Per me. Sì. cui questo esperimento, secondo me, ha anche un futuro in questo, cioè in un primo approccio che in tanti casi è fondamentale. Poi appunto ognuno di noi ha il suo gusto, no? Uno viene colpito da un timbro, uno da un modo di intendere la musica, uno da un modo di cantare, uno da un modo di Marto. dire le cose, per cui ci si può trovare più o meno e anche il ragazzo si può trovare più o meno con l'insegnante in questione, sicuramente. Oggi c'era la masterclass di Fusturelli, giusto? Era oggi? Sì, oggi c'era Francesco e c'era Luca. Ecco, come sono andate? Giusto così per curiosità, se sai come sono andate, come se hai avuto delle. Allora, io ho sentito solo Francesco perché ero nella riunione dell'associazione agenti e lui mi ha detto che si è trovato bene, è stato interessante, è stato comunque la tecnologia è stata ottima perché il microfono non saturava troppo, per cui si è avuto un'impressione veramente di che cosa stesse succedendo qui dentro e insomma, diciamo esperienza positiva. Dopodiché ho parlato invece con un uditore che mi ha mandato un messaggio. Non ci siamo parlati, ma ci siamo smessaggiati mentre stavo facendo le mie cose al computer e mi ha detto che è stata molto interessante e ha capito tante cose. Per cui anche questo fatto degli uditori può anche essere molto utile per capire come una persona insegna, perché ogni artista, soprattutto artisti così grandi, ha il suo modo di insegnare, ha il suo modo di essere diretto, il suo modo di dire in faccia le cose. E allora se si comincia come uditore ascoltando che cosa da dire e ci si ritrova, è un discorso. Se invece sono discorsi o troppo prematuri per lo stadio
nel quale l'alunno è, oppure troppo complicati, oppure troppo duri, oppure con i quali non si va d'accordo, basta, però almeno lo si sa, cosa Certo. che è indubbiamente importante. Scusa, avete tanti iscritti? A che livello, come siete messi? C'è posto? Ragazzi, C'è possono posto, iscrivere? assolutamente. Sì. Ti E fino a ho detto, quando è una andranno? cosa in fase embrionale e il fatto purtroppo di non essere tutti noi con i ragazzi qua in ufficio non facilita le cose, per cui dobbiamo comunicare sempre via mail o via telefono. Comunque so che ci sono ancora dei posti, E sicuramente. fino a quando andranno avanti? Mi sembra verso fino alla ci sono 3 settimane fino alla Ah. fine fine di giugno, una cosa del genere. Poi vediamo anche, perché appunto, Ah. essendo una cosa che è partita oggi, dobbiamo anche vedere come sono i risultati, non dico immediati, ma quasi, ecco. Ok, no, lo dico a beneficio dei ragazzi che ti stanno vedendo questa sera, che magari Certo, sono interessati. sicuramente. Ok. Roby, Allora, io prego. andrei con giusto un altro paio di domande. Un altro, visto che tu stiamo sempre sull'argomento giovani, siamo, Volentieri. siamo diciamo, a queste cose tanto di accademie, di conservatori, però per spiegare questo lavoro d'argente. Se Sì. c'è, vogliamo spiegare magari a qualche giovane che ci stanno ascoltando, qualche brutta. Cosa fare o cosa soprattutto non fare mentre presentarsi a un'agenzia? Esatto. Allora, io Ma spiego. basta bere grappa però, Andrea. Grappa, sì, ma devo stare un po' sveglio, se no. Di Allora, io sotto la bevo io in spiego. diretta. Io spiego in questi casi chi siamo noi lo schifiguri, a cosa serviamo, a cosa non serviamo. E spiego soprattutto appunto cosa fare o che cosa non fare a chi oggi è giovane. E proprio io chiamo questi incontri il mondo del lavoro perché? Perché nessuno nei conservatori, nelle scuole di canto, nelle accademie spiega ai ragazzi cosa si troveranno fuori da quella porta. Tanti escono che non hanno la minima idea di che cosa succeda, parlano o sanno solo per sentito dire, spesso appunto, come dicevo prima, ahimè, per sentito dire da qualche maestro di canto frustrato perché non ha fatto la carriera di Pavarotti, perché è colpa del suo agente di quella Colpa volta lì, dell'agenzia, certo. Ovvio. ovviamente, che quella volta lì volevano lui e invece ha cantato Domingo, stranamente, eccetera, 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 no? Per cui vado a spiegare un po' il mondo del lavoro, i concorsi, gli inizi, i primi passi di un giovane artista nel mondo che lo aspetta, nel mondo dei teatri, nel mondo professionale. Sicuramente una grandissima parte del problema è proprio come presentarsi. Nel senso che anche nei concorsi io sono giurato in diversi concorsi, ormai ho un po' di esperienza e vedo un po' di tutto. E allora dico a tutti, ragazzi, presentatevi, siete giovani, presentatevi da giovani, non da vecchi. Non deve sembrare che avete 50 anni e cantate come cantavano i cantanti di 50 anni fa o il basso così. Siete giovani, freschi, dovete comunicare gioventù e freschezza. Dovete presentare un curriculum piccolo perché non serve avere chissà che cosa e dovete avere 2, 3, 4 arie caricate, fatte bene, cantate bene, arie alla vostra portata, che siano interessanti, che siano arie da cantante giovane, per cui il basso non deve cantare Ella Giammai Mamò. Il soprano non deve cantare, il soprano leggero non deve cantare La pazzia perché sono 20 minuti che interessano relativamente da una ragazzina, eccetera, eccetera, eccetera. E oggi come oggi, io lo dico a tutti, non avete scuse, nel senso che quando io ho cominciato, appunto, dicevo prima la storia buffa delle cassette. C'erano le cassette, c'erano dei mezzi tecnologici che se li pensiamo adesso
io e Danilo che andavamo in Logione alla Scala con quel Sony grosso così a registrare, oggi si registra con un telefonino, oggi non ci sono scuse, la tecnologia ce l'abbiamo qui davanti. Però vi giuro, Roberta e Danilo, ci sono artisti anche di in carriera che non hanno una loro registrazione decente. Oggi non è scusabile. Oggi bisogna avere bisogna avere tre o quattro belle registrazioni fatte bene, perché sono il pane. Oggi la società della comunicazione è velocissima. Basta fare click, come vi chiamate voi, opera click, basta fare click e si vede che cosa sta succedendo. E un professionista come me, come il mio socio e come i mille altri colleghi, cioè mille, un po' meno, come i mille altri colleghi agenti, dopo 10 battute più o meno ha già capito. E allora quello che io dico a tutti i giovani con cui parlo, voi dovete colpire, voi dovete immediatamente nelle prime battute colpire l'ascoltatore, dire qualcosa. È importantissimo oggi che il giovane dica, abbia qualcosa da dire. Perché io che sono spesso nei concorsi, vedo le giurie, ogni tanto faccio anche delle foto di nascosto, mi vergogno a dirlo, ma è così. Perché... Allora, il giovane che vuole colpire è quello che dal giurato che si sta per addormentare di così fa... Op, chi è? Certo. Sì. È lì il trucco. Bisogna cercare di dire qualcosa. Poi ognuno può avere i suoi pregi, i suoi difetti, le sue magagne, le sue cose da sistemare, però bisogna cercare dalla prima battuta del recitativo di comunicare. Noi siamo anche fortunati, lo dico a tutti, noi in Italia, perché l'opera italiana dell'Ottocento, che è quella, e anche Mozart, che sono le due cose che si portano, che un giovane cantante deve portare in audizione, in concorso, hanno davanti il recitativo. Non si comincia quasi mai con l'aria. Per cui nel recitativo tu hai quell'occasione magnifica di rompere il ghiaccio e recitare e dire qualche cosa, entrare in un personaggio e dire qualcosa a chi ti sta ascoltando. Cosa che è molto difficile che un maestro di canto dica, ahimè, e spesso i ragazzi li sgrido perché dico, ma non pensare alla voce, pensa a comunicare qualcosa. Poi se sei bravo, se il tuo maestro ti ha preparato bene, la voce va in automatico. Ah sì, poi devono cercare di essere se stessi e tirar fuori la loro personalità. Esatto, esatto. Perché capita ancora di vedere ragazze che si presentano ai concorsi e dopo tre battute hai già capito che cercano di imitare la Callas. Ma assolutamente, assolutamente. Cioè, nelle commissioni ormai il livello è talmente alto di solito che veramente dopo 10 battute più o meno abbiamo capito che cosa succede o che cosa può succedere. Certo. Soprattutto nel repertorio italiano, soprattutto in Mozart, che dove sei nudo perché l'accompagnamento del piano è pochissimo, soprattutto nel bel canto. Quelli che cantano Puccini e il verismo è un'altra cosa, perché lì la si può mettere più, la si può più buttare sull'interpretazione, anche un po' scontata, magari un po' gratuita, però che colpisce. Però a un ascoltatore attento, come di solito è un agente, queste cose non capitano. Ecco, si capisce immediatamente cosa sta succedendo. Roberta, scusa. Sono un veicolo fantastico perché ci si può veramente presentare con quello che si è, col proprio, come dico io, col proprio vestito migliore. Robby, una cosa, poi dopo ti lascio, avevi mi pare ancora una domanda da fare. Ecco, no, volevo dire un'ultima stupidata perché, scusami Andrea, ma me le fai venire in mente, hai tirato fuori le cassette di quando andavamo in giro, ma sai che io ho ancora delle tue audiocassette, ce le ho ancora, ne ho ancora una che mi è capitata in mano l'altro giorno, dove mi avevi registrato, adesso lo dico, con cavoli tuoi, una stecca di Domingo. Fantastico, ecco. E poi invece delle arie di Kraus, scrivendomi sotto, eccezionale. Ah, vedi, fantastico.
bei tempi. Bei tempi degli scambi delle musicassette. Sì. Roby. Adesso si fa click e arriva tutto. Ah sì, infatti. No, io pensavo che Danilo avesse la cassetta di Andrea che cantava dell'epoca. Forse ce l'ha. So ma che c'era io... un maestro, guarda che ma... c'era un maestro ripetitore della Scala. Lui ha una mia cassetta dove canto agli amici del Loggione. E Ah, forse ci ma... sei anche tu. Sì, probabile, probabile. C'è qualche cosa che dire dai concerti che Sicuro, facevamo. sicuro. Vabbè, avevamo tutti un, diciamo, parecchi chili in meno, Molto, sì, all'epoca. esatto. E poi eravamo scusati, dai, insomma, Eh sì, dai. ci si prova a cantare, vediamo che cosa succede, dai. Va bene, Roby, se hai ancora una domanda, non so, altrimenti. Stavamo parlando, fino a che età è considerato giovane cantante per voi? Cioè, sotto i 30? Dipende dal repertorio. Dipende dal repertorio, nel senso che su repertori, diciamo, Sì, lo so, non è. lirico, lirico leggero, sia per il tenore che per il soprano, che per il mezzo soprano, diciamo che tra i 25 e i 30 sei considerato giovane. E è ovvio che per un repertorio più spinto e più drammatico, la soglia si alza notevolmente, anche perché un tenore drammatico o un tenore wagneriano, per esempio, cosa che mi è capitata direttamente, prima dei 40 anni difficilmente vengono dati certi ruoli e certe parti, ecco. È ovvio che nel repertorio tedesco o anche nel repertorio slavo, per esempio, o nel repertorio russo, prima di darti, diciamo, Erik nell'olandese, che è il ruolo più cantabile del tenore tedesco, piuttosto che Lohengrin, piuttosto che Sadko nel repertorio russo, devi avere passato i 40. E allora sei giovane, idem per i soprani, per esempio, faccio un caso mio di una nostra artista perché ce l'ho direttamente, una nostra artista che sicuramente ci mettiamo tutti la mano sul fuoco, diventerà un soprano wagneriano, lirico, diventerà una Elsa, una Eva, una Senta, queste cose qui, ora ha più o meno 30 anni, fra i 30 e i 32, una cosa del genere, non gliele dà nessuno queste parti. Ed è anche giusto, è anche ovvio, per cui bisogna inventarsi un repertorio per cui la si fa arrivare ai 38, 40, ancora con la voce fresca, ancora con la voce in forma, e allora da lì comincerà a cantare le sue Senta, le sue Elsa, le sue Arabella, eccetera, 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 perché prima non gliele dà nessuno. Così come un tenore spinto a 30 anni ti dicono: ma sei scemo, sei matto. Poi lì, ecco, sta la gente, lì ci vuole la gente sveglio, nel senso che lì sta la gente capire veramente la voce, ma più che la voce dobbiamo noi capire i nervi, capire se di testa, di nervi, di fisico reggerà questo genere di repertorio o no? Se il tenore è molto sicuro, è molto, se l'artista, io parlo di tenore, scusate, c'ho la mania, In se generale. l'artista è serio, è sicuro, è a posto con i suoi nervi, è a posto con il suo corpo, è a posto con la sua voce, la sua tecnica, io ho sempre detto perché no? Perché certi ruoli non ti devi far, per certi ruoli non bisogna farsi spaventare. Io ho sempre detto che bisogna cercare di farli quando le forze sono ancora fresche. E allora non giochi di rimessa, non giochi di sponda. Li affronti, boom, così, a muso duro. Però devi avere i nervi per farlo, devi avere la consapevolezza tecnica, devi avere la serenità per affrontare una partitura importante, senza strafare. Sicuramente per certi ruoli l'età è una discriminante, questo sono sicuro. Scusa Andrea, una domanda che mi è venuta in mente adesso. Hai toccato il discorso nervi. Mai capitato di conoscere qualche ragazzo, qualche artista, qualche tenore, qualche soprano, a prescindere dal sesso, che
ha dovuto ripiegare magari su un coro, magari un coro importante, anche come quello della Scala, proprio per una questione di nervi, Assolutamente. perché magari era a posto tecnicamente, ma i nervi non reggevano. Assolutamente, sì. È una cosa che capita, che purtroppo capita tanti anche a metà della carriera e non c'è nulla di male. Non bisogna vergognarsene. I nervi sono una cosa che non si vedono, ma sono una parte importantissima del nostro organismo e per una persona che fa questo lavoro con questa pressione che c'è oggi, sono una parte addirittura fondamentale. Ecco perché ogni tanto, diciamo, noi diciamo sempre, cioè, noi per esempio abbiamo alcuni artisti, come noi li hanno tutti, alcuni artisti che sono delle bestie d'audizione e che poi magari in recita rendono non come in audizione, o viceversa, ci sono degli artisti che in audizione non rendono. O fanno veramente un disastro ogni tanto, e poi li vedi in recita e boom, fanno delle recite favolose, proprio Perché si perché esaltano col pubblico. sì, si esaltano col pubblico perché hanno il tempo di provare la loro voce, di provare se stessi, eccetera, eccetera, eccetera. È un equilibrio veramente molto delicato ed è lì che un agente deve intervenire. Ecco, il nostro lavoro, quando all'inizio della nostra chiacchierata si diceva cosa deve fare l'agente, una delle parti molto importanti del nostro lavoro è proprio quella, cioè renderci conto di a che livello siamo anche con la voce, con la preparazione tecnica, con la preparazione del personaggio, con la preparazione musicale, che è una cosa importantissima, e con i nervi. Quello è fondamentale. È un po' come nel calcio, se posso azzardare un paragone un po' di un altro livello. Cioè, la differenza veramente che ti fa il centravanti che alla sera della finale di Champions ne butta dentro due, piuttosto che il fenomeno che tutti dicono wow, un fenomeno, e che alla sera della finale di Coppa sparisce. Non lo Certo. vedi, nessuno gli passa la palla perché aiuto. C'è da Allora dire lì. che una volta i cantanti erano sottoposti a pressioni inferiori, secondo me, o quantomeno, a parte quando potevano cantare nei grandi teatri dove lì non ci si poteva nascondere, però c'era la possibilità di andare a debuttare ruolo in un posto defilato, dove se le cose non andavano proprio benissimo passava quasi inosservato. Ma ora con i Lo sapeva cellulari, nessuno. infatti, tu puoi andare a cantare anche alla Rosetum e c'è sicuramente quello che ti riprende, ti mette e in un Adesso è attimo finisci su bellissimo. Facebook, su YouTube e via di Su seguito. YouTube la mattina dopo. Anche se canti a Los Angeles, a me è capitato a Los Angeles proprio, anche se canti a Oslo, anche se canti a Tokyo, c'è qualcuno che ti riprende che la mattina dopo sei su YouTube. Oggi c'è Quindi veramente internet ha aperto tante porte, ma ha messo a chi fa il lavoro dell'artista una pressione dove veramente non puoi sbagliare. O comunque se sbagli devi avere le spalle talmente solide di dire ok, ho sbagliato, la prossima andrà meglio, basta. Basta. Ecco perché è pericoloso, cioè, ecco perché da una parte è un po' un pericolo questo, nel senso che si dà troppo peso a certe serate o a certi eventi che poi eventi in realtà non sono. Per cui diventa poi tutto un po' falsato, non so come dire. Sì, Capita la perché recita buona, capita la certo, ma recita infatti, meno perché buona. comunque il cantante non può essere sempre al 100%, ovviamente. Assolutamente, capita a tutti come capita in concorso di fare una volta bene, una volta meno bene, e voilà. I concorsi Veramente. servono anche a questo, lo dico sempre a tutti, servono anche per testare i nervi, perché sono una parte importante del percorso di un artista giovane, anche meno giovane, però lì siamo su altre problematiche, ma ritornando a quello che diceva Roberta prima per i giovani, il testare i propri nervi è una fase importantissima della carriera che nessun maestro ti insegna. E allora è quello che dico, provate i concorsi anche piccoli, anche quelli che magari non costano una follia, provateli
proprio per testare voi stessi a come reagite sotto pressione o a come un giovane artista reagisce, un giovane soprano che canta La regina della notte, che pensa solo al fa, se ne trova davanti un'altra che canta la stessa aria e lì devi vedere co come reagisci. Ah, Lì sì. devi vedere se hai la fibra, la tempra e la sfacciataggine di andare dopo la tua collega e dire adesso io la faccio meglio e di cantare come sai, quello che sai, nel modo in cui sai, oppure se uno se la fa sotto dicendo oh Madonna, guarda te che c'era davanti quella là che ha fatto la mia stessa aria, che ha fatto pure il fa bene e adesso vince lei, ecco, adesso io mi mandano fuori e tutta la tiritera, no? Invece i concorsi servono proprio a quello, per testare se stessi. Sono una cosa molto importante. Roby, è arrivata per caso qualche domanda dal pubblico, qualcosa di interessante che tu sappia, no? C'era proprio un commento di Elisabetta Martirosa, una domanda, più che una domanda è un commento. Un artista con esperienza e buona qualità non senza agenzia non è considerato dagli altri, perché l'agenzia 40 anni non sono più interessanti. Questa magari te la posso girare come domanda, non è una vera e propria domanda, cioè, a 40 anni non si è più interessanti dell'agenzia, però mi hai risposto già, no, ti darebbe fuori. Dipende dal repertorio, insomma, dipende un po' dal mercato. Purtroppo, quello che tanti non capiscono, sinceramente, Roberta, è questo, che il mercato non lo facciamo né noi, né gli artisti, né voi giornalisti. È una cosa che si fa da sola. È una cosa che diventa noi dobbiamo seguire, dobbiamo vedere come va, come non va, però non, nessuno decide. Sì, no, forse. È una cosa che un po' subiamo, sicuramente, subiamo le mode, subiamo anche i modi di approcciarsi all'opera lirica, però non è colpa di nessuno, voglio dire, non è che ci sia un colpevole, un innocente o bisogna semplicemente cercare di che tutti cerchino di porsi come meglio possono, dopodiché, se sono rose fioriranno, però non è né un agente che decide, tu sarai la nuova X o tu sarai il nuovo Y, piuttosto che un direttore artistico. Poi un direttore artistico si può innamorare di una voce a 40, a 50, ma chi lo sa? Dipende anche dal ruolo, ci sono anche dei ruoli che richiedono cantanti di una certa età, di una certa esperienza. E che se Certo. uno li sa fare o se si reinventa in un certo genere di repertorio, faccio un nome per tutti che non è della mia agenzia e non, per cui sono insomma, mi tiro fuori da ogni responsabilità. L'Alexandrina Pendaciansca che ha iniziato come soprano di coloratura, di bel canto, eccetera, eccetera, dopodiché è sparita per 5 anni. Ed è riemersa come Salome, ha seguito un percorso. Come lo ha seguito, magari, adesso non mi ricordo il nome, un tenore molto bravo che prima cantava Mozart, cose di questo genere, dopodiché si è rimesso sul mercato come tenore di carattere. Perché no? Tutto può essere nel Certo, nostro mondo. certo. Roberta, io direi a questo punto che... Al volo, risponde al vero che oggi si tira la buona, si conta che tutte non vengono rispettate più le vocalità date con i tipi. Allora, sicuramente c'è da dire una cosa. Si è molto più alleggerito il tutto, il gusto è molto più verso il lirico, i pesi si sono molto alleggeriti, questo è sicuro, nel senso che un po' il gusto, un po' mille cose, come dicevo prima, appunto il mercato ha fatto sì che tenori, stentorei, spinti con una vera voce da spinto, oggi facciano più fatica rispetto a tenori più lirici che
che però hanno più facilità a fare altre cose, così per i soprani, così per i mezzosoprani, così per i baritoni, per cui oggi sicuramente si usano voci più liriche per fare quello che una volta facevano voci più spinte. Questo è innegabile. Da lì potremmo aprire un capitolo, perché credo che sia dal 1920 che si dice: ma quando ero giovane cantava quello là, che questo qui fa ridere. Io quando lavoravo da Oldani, Oldani mi raccontava che suo papà gli raccontava che quando Del Monaco arrivò alla Scala a fare Otello, lo trovavano un otellino perché erano abituati a vinai. Oggi, se avessimo Mario Del Monaco che canta Otello alla Scala, forse non verrebbe giù il teatro perché non canta piano. Ecco, è questo che voglio dire. Cioè, il gusto si è talmente evoluto che oggi come oggi, per esempio, chi è capace di cantare piano tante frasi ha molto più facilità ad andare avanti. Oggi si pretende che Otello canti piano, che Otello leghi, cosa che prima non Certo. succedeva. Prima declamava e basta per 2 ore. Beh, oggi non funziona più. Oggi non funziona più che Calaf declama. Oggi Calaf deve legare. E così Certo. Turandot, e così Abigail. Oggi Abigail l'aria la deve cantare piano. Una volta no. Se sentiamo le registrazioni degli anni 70, ma ancora anni 80, era tutto un bello, simpatico e allegro mezzoforte, con delle bordate di suono che non finivano più e che per oggi non sono più di moda, non Ah so beh. cosa farci. Certo. Beh, a questo punto direi Oltre le di nostre ora, chiudere, sì. Andrea, grazie, grazie mille per la bellissima chiacchierata. grazie infinite a voi. E un saluto a tutte le persone collegate da casa, vedo che sono state veramente tante anche questa sera. Caspita, spero Alcuni di non aver hanno. detto bestialità. Magari domani mi Ah, chiamano e mi scrivono delle mail terribili di insulti. Ma cosa hai detto? Io ho cercato di vedo. essere più sincero possibile, più diretto possibile. Magari ho detto delle cose che non fanno piacere a qualcuno, però mi sono sentito di dirle proprio per la sincerità e il rapporto di amicizia che ho con Danilo, e se no sarebbe stato anche un po' inutile essere qui, insomma. No, ma infatti ti ringrazio molto Andrea, anzi secondo me è volata quest'ora, sarebbe bello magari più avanti farne un'altra perché Quando volete, veramente. di cose da dire ce ne sono tante. Mi permetto solo di velocemente di salutare le persone che hanno lasciato un messaggio, vedo Laura Brioli, Paolo Barbacini che saluta, Ciao. Eraldo Martucci, Silvia Campana, Nicola Guerini, poi Fabrizio Lucchini, Leone Pacquetti, Claudio Sgura, Simoncini, Barbara Massaro, Elisabetta Martino, Barbara. Lara Lagni, Anna Pirotti, insomma tantissimi, Carmen Volpe, Giulio Pellegrina, Francesco Tuppo e tanti altri. Grazie a Wow, tutti. che platea! Sono emozionato. Aiuto. Eh beh, insomma, ogni tanto anche hai provato il tuo prezzo di stare dall'altra parte. Ma veramente, aiuto. Oh, ragazzi, grazie mille. È stato veramente un piacere. Ciao a tutti, grazie Roberta. Oh, buona serata a tutti. Grazie Andrea. Ciao Ciao, Danilo. grazie. Buona serata, ciao ciao. Ciao, ciao.